Buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova puntata dei Beceri Videoludici. Con me c'è Davide. Buonasera. C'è Giampaolo. Ciao ragazzi. E con noi c'è il grandissimo Alessandro Aku. Buonasera Alessandro. Che l'orrore scorra su di voi, sono Aku ed eccomi qua, voilà. E va benissimo, e dopo questo, sigla. Davide e Giampaolo li conoscete già, ma presentiamo sì. Aku. Di cosa parleremo, Aku, stasera? Questa sera parleremo di Akumajo Draco, alias Castlevania. Benissimo, benissimo. Ti piace questa impostazione, questa cosa un po'... Quindi Aku viene da Akumajo. Bravo, bravo, sei uno dei pochi no, che l'ha notato. Io pensavo che era la nemesi di Samurai Jack. L'hanno detto in tanti. Cioè, le tre abilità sono Aku di Samurai sì? Jack, Aku di Akumajo Dracula e Aku ha qualche cosa a che fare con... Ha qualche cosa a che fare con Street Fighter. Cose di questo tipo. Benissimo, simpatia a gogo da parte di Davide. C'è anche una carta che è segreta, il castello invertito. Qual è? La quarta è un segreto, non lo posso dire. C'è una quarta interpretazione del mio nome che ovviamente rimane segreta solo se l'ho sbloccata al 100%. Ah, ok. Lo dici solo a qualcuno. Lo dirò a qualcuno entro la fine della puntata. Va bene, basta Davide, abbiamo capito, la battuta era chiara. Non calcare la mano. Al passo con i tempi. Sorella, non è solo sì. Direi di passare all'argomento principe di questa puntata, che ci porterà via comunque penso un po' di tempo, soprattutto perché Aku ha voglia di raccontarci no, di questo gioco. Direi l'argomento core della serata più che principe. qui ti metterò i tamburi. Mi metterai i tamponi, capito? No, i tamburi, i tamponi. Ho capito, chi dov'è? No, beh, prima di tutto voglio ringraziarvi perché mi avete quasi realizzato un sogno, perché nonostante io sia fan finale di Castlevania, mi sforzerò di chiamarlo Castlevania perché tutti dopo mi inizieranno a sobillare, a dirmi no, ma fa il fighetto, dice i nomi giapponesi, cose che cercherò questa sera di chiamarlo Castlevania. Però è da una vita che volevo parlare di Castlevania, perché non ci sono mai state, diciamo, non c'è mai stata l'occasione giusta per parlare della mia saga principe, anzi, dai. Neanche sui tuoi canali, penso di sì, ho visto qualcosa. Poco. Alla fine una bella chiacchierata con fan e giocatori, l'ho sempre posticipata, rimandata per tante motivazioni e quindi grazie ragazzi. A proposito di questa cosa, dai anche i tuoi riferimenti, dove ti trova chi vuol cercarti? Mi trovate su gamermaycry.blogspot.it, basta che fate gamermaycry, cercate anche su YouTube gamermaycry channel, ci sono migliaia è esagerato, però centinaia di video da me e dagli altri ragazzi del blog in tempi non sospetti, nel senso che siamo un blog attivo nato quasi 7-8 anni fa e, sì, diciamo, abbiamo la nostra piccola comunità dove spesso ci sono dei deliri, i miei neurodeliri, e trovate di tutto, trovate disamine, recensioni, ma più che recensioni analisi, e un modo sempre un po' diverso di parlare del videogioco.
potete trovare anche degli appigli incredibili che possono riguardare la filosofia, concetti di game design, game level, potete trovare veramente tutti. È un blog un po' atipico, diciamo che bisogna prendersi un po' le misure, potreste trovare dei articoli molto semplici da leggere, degli articoli un po' più impegnativi. È un po' la nostra cifra e tara stilistica, diciamo così. Interessante. Io quello che sono riuscito a vedere da quando ci siamo conosciuti, insomma, è molto interessante, quindi fate un giro. Noi ci siamo conosciuti dove? Su una puntata di Retrocast era. Puntata di Retrocast sui giochi horror. Sui giochi horror. Appassionato di giochi horror, sì. Appassionatissimo di survival horror e Ok, dai, allora vai, parti. Io lo so che vuoi partire, parti. Io devo partire? Ragazzi, certo, prima di tutto partiamo proprio dalla base. Prima di tutto, le cronache di questa sera, diciamo così, le cronache nipponiche, no? Dei nostri amici, dei vampiri, sono praticamente Castlevania, una delle saghe più leggendarie del panorama videoludico. E io mi domandavo oggi, proprio mentre stavo decidendo di partecipare alla puntata e di venirvi a trovare, come si poteva in una sera riassumere una storia che è trentennale, punta innumerevoli capitoli, ha toccato tutte le console, ha disseminato episodi e remake praticamente su ogni piattaforma che è arrivata sul mercato. Ed è un compito difficile, perché appunto è una saga che nasce nel lontanissimo 1986, anche se alcune, diciamo, cronistorie ci dicono che sia nata anche forse un anno prima, ed è arrivata incolume, mi verrebbe da dire non del tutto, ma per buona parte è arrivata fino al 2019. Ed è indubbio pensare anche al fatto che proprio in questi giorni abbiamo avuto una rivelazione di una Castlevania Collection che noi fan chiedevamo da anni, e Konami pare che si sia svegliata dal torpore da sempre, è sempre stata nel torpore Konami, e abbia appunto accettato di fare una collection con, mi pare, 8 titoli, uno, mi pare 3 già annunciati. Quindi il primo Castlevania, io non so nulla, mi cogli impreparato, bellissimo. Praticamente hanno, io chiaramente, essendo appunto un fan esagitato della saga, mi è arrivata subito la notizia tramite social, cose di questo tipo, e sono rimasto molto colpito, perché sembra che Konami appunto abbia deciso di fare una collection non retail, quindi purtroppo sarà solo digitale su Nintendo Switch, pure è pare solo per PS4, però non ho ancora informazioni dettagliate, che se io penso uscirà anche per PC. E i giochi naturalmente sono il primo Akumajo Dracula, Noroi no Fujin, Akumajo Dracula 2, quindi Simon's Quest, e Dracula Densetsu, ovvero Castlevania 3. E poi è stato annunciato il secondo Castlevania per Game Boy, ovvero non il Densetsu, oddio, adesso mi vado a confondere con i nomi, no, il Densetsu 2 praticamente, non quello con Sonia, ma quello con Christopher. Qual era in Europa, com'era? Adventure, quello lì? Non Adventure, Legend. Legend, ok, perfetto. Sì. Sono stati annunciati questi, se non ho detto male, e c'è il mistero ancora su gli altri 4 titoli, dovrebbero essere 8 comunque. Okay. Quindi solo in digitale, però. Solo in digitale, però sembra incredibile, perché sembra veramente che Konami voglia rimettere mano su questa saga, che fino adesso l'unica altra rivelazione che c'era stata era stata quello per mobile, che appunto era uscito in Giappone, poi hanno detto che sarebbe uscito negli store europei entro quest'anno e dovrà uscire. Ora mi cogliete impreparato, perché non l'ho giocato, chiaramente era solo per mobile giapponese, ed è Castlevania, quello con le dinamiche, diciamo, di bauli da comprare, cose di questo tipo, insomma, non è che sia proprio, è il classico stile Konami dell'ultimo periodo, dell'ultimo lustro, quello che cerca un po' di raggranellare soldi senza tante ma è tipico di molte aziende. Comunque io mi chiedevo questa cosa, dicevo, come faremo a
comprimere questa saga trentennale tutta questa sera, ed è molto difficile. Vabbè, ma noi partiamo dagli albori e poi vediamo dove ci porta. Esatto, vai, vai, vai. Diciamo. Io sono come Caronte. Partiamo Caronte. Dal Famicom Disk System, no? E la miseria. Si parte sempre da lontano. Il capostipite della serie. Ma poi, versione che non è mai uscita commercializzata fuori dal Giappone, praticamente. Perché chi è che conosce, chi è che ha giocato sul Famicom Disk System, oggettivamente? Anzi, il Family Computer System, come poi venne, era una periferica che fondamentalmente, provo a spiegarla, andava a floppy disk. E era praticamente... veniva collegato alla console tramite il RAM adapter e veniva inserito nello slot cartucce e faceva andare praticamente il tuo NES con i dischetti, in poche parole. Era Famicom per i più europei è la versione giapponese esatto. Del NES. Sì. Okay. Erano giochi che, se non ricordo male, aveva una capacità di memoria di 64 kilobyte, una cosa del genere, e 128 invece da disco, una cosa del genere, adesso non sto a ricordarmi. E era è interessante perché, per esempio, nelle versioni per Famicom Disk System, in alcune copie, queste sono quelle cose che magari quelle piccole perle che un collezionista ti può dire, in alcune copie di Akumajo Dracula, sia il primo che il secondo, c'erano le famose Vampire Killer Card, che erano delle cartine, diciamo, tipo carte telefoniche, con delle raffigurazioni dell'artwork di copertina, spesso e volentieri, oppure degli artwork inediti di Castlevania, però parliamo di Castlevania ovviamente dell'86, quindi vanno un po' ridimensionati, poi te li farò vedere, ti manderò le foto, ed era praticamente carini perché tu potevi anche collezionarli. Tu magari potevi comprare un Castlevania, il primo Castlevania, e trovarci un'immaginetta magari di Simon o Simone, anzi Shimon, con la frusta. Poi magari prendevi un'altra copia e un tuo amico aveva un'altra carta. Quindi tu potevi anche scambiarle, potevi, e da un punto di vista collezionistico fu complicato riuscire a averle tutte, perché a un certo punto, se non ricordo male, le varianti erano 6 per ogni cartuccia. Quindi insomma, già lì Konami, vedete, aveva già iniziato a utilizzare le sue politiche un po' di raggiro, no? Della serie, ti piace Castlevania, eh? Ti piace vincere facile? Bene, e non lo sapevano neanche, era il primo titolo, quindi si portavano avanti con il lavoro, diciamo. Sì, vabbè, poi chiaramente... non saprei da che parte cominciare, insomma, anche perché per dire... alla fin fine è un misto di cose raccontare di queste cronache nipponiche di vampiri enorme, talmente grande che è anche difficile riuscire a darsi un contegno cronologico. Io vi potrei dire, per esempio, che mi piace moltissimo e mi ha sempre colpito il loro sincretismo culturale, cioè il fatto che loro hanno preso una leggenda europea, che era chiaramente Dracula, l'hanno messa in un contesto loro, diciamo, unico, e ci hanno creato un videogioco leggendario. Perché è ovvio che c'è una forma di sincretismo culturale, voglio dire. L'idea del primo titolo è sempre stata quella di sfruttare la carismatica figura di Dracula, il conte, no? Il vampiro per eccellenza. E l'idea era quella di proporre ai giocatori un solido videogioco d'azione, di stampo tipicamente arcade, a scorrimento, e da lì, piano piano, inserire ed innestare dentro questa storia le classiche figure gotiche dell'orrore tipico, diciamo, della Hammer, della Universal, quindi l'uomo lupo, Frankenstein, la mummia, e già questo... Sì, no, non ne scampa nessuno lì, ci sono tutti. No, esatto, cioè già quello fu per me, quando iniziai un po' a leggere ma a documentarmi su questa saga, rimasi particolarmente, visceralmente colpito dalla bellezza di questo concept, di questo che poi nel tempo si trasformerà, come poi vedremo, diventerà tutto una sua, un suo macrocosmo di storie, di racconti, di gesta, di avventure, di battaglie. Però di base, già come nacque,
io lessi un po' di tempo fa una bellissima intervista della Yamashita, che fu la prima compositrice di Castlevania, che disse già questa cosa, che non si sa chi l'abbia fatto, però è molto affascinante, cioè il fatto che ci sono dei nomi in effetti che sono nella hit list, però la Yamashita, che era una compositrice anche del primissimo Castlevania, disse: se questa gente non vuol far sapere che l'ha fatto loro, avranno un motivo, io rispetto la loro scelta e non vi dirò chi sono i creatori di Castlevania. Quindi c'è anche un po' questa cosa. Ma infatti i nomi alla fine sono tutti, esatto, giochi di parole su, sì, su attori, sì, che su proprio attori della Hammer, esatto, della Hammer, della Universal. Sì. Età, ma io quei film li vedevo in VHS oppure li vedevo su delle televisioni Odeon TV, Tele Santerno, magari mi stavo alzato tutta Santerno, notte per bellissimo, guardarmi Le Spose di Dracula con Christopher Lee, con e quindi insomma nel Christopher mio caso, B Christopher B, bravissimo, e la nostra Yamashita, cioè la musicista, si chiamava James Banana, solo dopo anni ha detto che si chiamava, cioè, vabbè. E tra l'altro parliamo anche proprio delle musiche del primo Castlevania, che sono assolutamente spettacolari, non so se siete d'accordo con me, non so se le ricordate, io le ricordo benissimo, Aku sicuro le ricorda benissimo, sì. Giampaolo non so. Giampaolo, stupende le musiche del primo Castlevania, davvero belle, come faccio a non ricordarle, ma a me nel cuore comunque l'unica, davvero la colonna sonora migliore rimane sempre quella di Symphony of the Night. Potrei dirti che al di là del fatto che sia orchestrale, che sia molto bella, io adoro quella lì, a parte del primo, ma anche di Simon's Quest. Sì, Bloody Tears, numero uno. Sì, io le adoro proprio, cioè le colonne sonore dei primi tre. Sì, ma tutte le colonne sonore dei primi tre, ma anche quelle che verranno rimesse dentro altri, saranno sempre lo stampo unico di Castlevania. Voi potete cercare ovunque, ma so quello che dico, difficilmente troverete una saga che usa così bene i propri cavalli di battaglia a livello musicale. Cioè ci sono delle saghe, possono essere Final Fantasy, possono essere anche i giochi di Okotaro, che usano delle belle musiche, ma così canoniche e iconiche come quelle di Castlevania, cioè tu senti Vampire Killer, bam, la testa ti va in quello. E tu Vampire Killer lo senti nelle versioni remix di Vampire Killer per Mega Drive, lo risenti nelle versioni successive. Le musiche di Castlevania sono un universo a parte, come dico sempre, dove se bisogna parlare delle musiche si apre un mondo. Oltretutto ci sono un sacco di CD tributi fatti da band giapponesi, è una cosa enorme, però effettivamente quello che avete detto corrisponde alla verità, sono solo canzoni, vabbè, dovremmo chiamarle non canzoni, stracce, ma io preferisco chiamarle addirittura canzoni. No, ma sono delle canzoni vere e proprie. Entrano dentro. Perché? Ma per quello, cioè non hanno solo una funzione di soundtrack in quel caso lì, hanno proprio completato il gioco nel suo insieme. Cioè io questo ho notato rispetto ai giochi dell'epoca, dove le colonne sonore erano mediamente meno importanti. Non so se sei d'accordo con me, cioè si sta parlando del 1986. Sì, e poi soprattutto nelle varie interviste della Yamashita lei dice che costruire la musica fu un insieme di ispirazione che le venne a guardare il gioco come procedeva, ma studi classici,
studi classici e compagni. Ascoltare un po' di heavy metal, però, anche soprattutto, però te lo dico io. Comunque, guardate che tutte le compositrici di Castlevania, stranamente sono molte, sono donne, e hanno tutte studi classici alle spalle, eh? Michiru Yamane. Ma si sentono, perché c'è un po' di contrappunto spesso, cioè si sente che ci sono studi classici, però c'è anche parecchio rock, cioè quello è palese proprio. Prendi Bloody Tears, per esempio, ma anche la stessa Vampire Killer, voglio dire. Sì. Potrebbe essere l'intro di un pezzo dei Maiden, da un certo punto di vista. Cosa intendi? Sì, sì. Beh, lei comunque era come strumenti, lei sapeva suonare il piano, il sassofono e la tastiera. Quindi è un misto di generi dove lei dice di essere proprio nata, e sono l'elettronica e il jazz. Non a caso, e lo sapete meglio di me, cari amici retro gamer, il jazz con i videogiochi va a braccetto. Sono delle colonne sonore che sono delle cose allucinanti, sono sì, è chiaro. Insomma, nascono con delle, quindi da questo punto di vista, vabbè, io l'ho notato, ho un'influenza jazz, l'ho notata soprattutto in Super Castlevania 4 per Super NES. Lì in molte tracce c'è un'influenza smaccatamente jazz. Sì, 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 decisamente. In Castlevania 4 esplode completamente jazz e fusion. Cioè la musica di Adachi e la musica di Masanori Adachi sono due che praticamente erano due compositori, Taro Kudo, scusate, Konde un altro. Sono due compositori che praticamente... io lessi una bellissima intervista, ora non mi ricordo su quale rivista fosse, ovviamente parliamo di un blog giapponese, tradotta chiaramente dalla comunità di Castlevania, dove disse che praticamente questi due dovevano fare la colonna sonora e non avevano idee. Cioè disse: dobbiamo fare questa colonna sonora di Castlevania, non abbiamo idee. Abbiamo iniziato a improvvisare. E poi piano piano questo è il racconto, quindi prendete quello che vi dico come un racconto, né più né meno. E dice che iniziavano a calare un po' le tenebre, e man mano che calavano le tenebre, loro stavano suonando con la finestra un po' aperta, socchiusa, dice nell'intervista, man mano che calavano le tenebre il loro suono diventava più ombroso, e quindi nacquero poi quelle famose canzoni spettacolari di Super Castlevania 4 come Simon's Theme. E sono tutte musiche che fondamentalmente sono nate appunto con questa fusione incredibile, perché le musiche di Castlevania e Super Castlevania 4 sono giù di testa, come soprattutto bisogna sempre pensare all'epoca di quando le fecero e delle strumentazioni che avevano. Per esempio la Yamashita aveva un hardware che era assolutamente, era un po' parco. Quanti canali aveva il NES? 4 mi pare. Mi pare 4. Poi lei fece anche altre colonne sonore, che lei già dentro Konami, tipo Esper Dream, Arumana no Kiseji, Stinger, fece un sacco di roba, anche altri giochi. Lavorò una piccola parte in Parodius, se non ricordo male. Ah, e poi sì, eclettica. Poi lei soprattutto lavorò nel Kukeya Club, che per chi non lo sapesse, il Konami Kukeya Club è quella che viene definita in-house, no? La band ufficiale di Konami. Poi diventò una freelancer, però lei... Ma è ancora in attività? No? Lei è ancora in attività dal punto di vista di
piccole partecipazioni a roba come J-pop, quindi la roba ground vocals, okay, cose di questo tipo giapponese. E in più viene chiamata quando vengono fatti dei concerti di Castlevania a suonare il piano, ovviamente. Vabbè, quello sempre. Sì, quello sì. Però io mi ricordo, per esempio, che anche le musiche di Castlevania furono rette dal fatto che erano tutte composte da dei musicisti con le palle quadrate, perché il Kukeia Club, il Konami Kukeia Club, come la Sega Street Band, come quelli che gli Zuntata, come tantissime altre band, avevano dei membri che erano eccellenti, cioè musicisti clamorosi. Tra l'altro nel 1980 il Konami Kukeia Club iniziò a lavorare sui chiptunes, no? Quindi sulle musiche, volendo anche un po' più elettroniche, e diventò appunto parte integrante del Konami Sound Team. Quindi però anche lì c'è da dire che ci sono due cose, diciamo. C'è il Kukeia Club, che sarebbe, diciamo, si è scisso questo club di musicisti, quindi c'è il Konami Square Wave Club, che sarebbe il Konami Kukeia Kurabu, e poi c'è il Kukeia Club, che è un altro. Insomma, per farvela breve, c'è stata una specie di suddivisione di compiti: alcuni a volte lavoravano su alcune saghe e altri lavoravano su altre, senza volervela fare troppo complicata. Capito, capito. No, sì, non ne sapevo nulla, sto ascoltando. No, vabbè. Interessante, interessante. Una più di Dracula. Benissimo, benissimo. E vabbè, eravamo al 1986, no? Ascoltiamo i Duran Duran in Occidente, nel frattempo esce Akumajo per il Famicom Disk System. Sì. E in effetti, anche esteticamente, no? Io l'ho sempre trovato molto interessante, molto caratterizzato, molto avanti con i tempi. Non so se all'epoca, perché io sto parlando dei ricordi dell'epoca, insomma, la prima volta che io l'ho visto, che era in una pubblicità in TV, in ogni caso, italiana naturalmente, sono rimasto basito di fronte all'estetica di questo gioco. E non perché avessi visto i mostri o quant'altro, ma perché, non so, emanava un'aura particolare. Non so se avete avuto anche voi la stessa sensazione all'epoca, cioè di un gioco che avesse una marcia in più rispetto a quello che c'era intorno. All'epoca NES neanche l'avevo, avevo il Commodore 64. Quindi... No, io non ce l'avevo. Io il primo Castlevania che vidi era Arcade, Haunted Castle. Quello in sala giochi? Sì, quello in sala giochi. Però io li ho collegati. È lì che mi venne l'amore. Sì, verso i 10-13 anni, secondo me, ho collegato le due cose, non sapevo fossero connesse. Ma perché io all'epoca, per esempio, non che avessi problemi di qualche tipo, però con le console ancora non ero in rapporto. Cioè, di andare a comprare un NES non sapevo neanche cosa fosse. Io la prima volta che conobbi Castlevania fu la sua incarnazione Arcade, che mi lasciò senza parole. Poi anni dopo tornai a scoprirlo, però mi ricorderò sempre di quella volta che ero poco lontano ero in una festa di paese, stavo iniziando un po' a spiovviginare, mi vado a ficcare sotto il tendone, per intenderci ero dentro una festa dell'Unità, quindi era una cosa normale. Vado sotto questo tendone, c'erano tutti gli arcade, non c'erano i gettoni, c'erano le 200 lire, io avevo il mio bel malloppo di 200 lire, vado sul fondo di questo tendone e trovo questo gioco. E col tuo malloppone di 200 lire ci hai giocato per 7 minuti al massimo, data ma la difficoltà. Ma io ti dico che ero impegnato, che piove, e poi c'è la medusa che ti tira le pietre, sembra una frase di un... E la medusa che ti tira le pietre, no, però che ti tira i mattoni, cioè tutta questa cosa. Io ero rimasto completamente stravolto. Poi si veniva dall'epoca di Conan il Barbaro, che si vedeva al cinema. Quindi, sai,
collegamenti li fai con il senno di poi, anni dopo ti rendi conto che forse Castlevania, come anche Rastan e altri giochi, ha scavato così tanto nella tua memoria anche per il fatto che Konami all'epoca non mi diede un personaggio efebico da Bishonen da comandare, ma mi diede un barbaro. In che senso Bishonen, scusa? I Bishonen sono quei personaggi adesso ho realizzato perché vi chiamate Facebook, capito? Io ci stavo cascando, ci stavo per spiegare il Bishonen, le derivazioni stilistiche. Diamo le colpe a Umberto adesso. Esatto. No, però mi ricordo che fu anche se tu ci pensi, no? Pensa alla copertina del primo Castlevania. Cioè, quello è Frank Farzetta. Cioè, lì c'è dentro un insieme di roba nella copertina, nell'artwork. C'è Conan il Barbaro, che è indubbiamente Conan il Barbaro, o Frank Farzetta, no? Quindi c'è il Joker, che in realtà è Dracula. Non so se ve lo ricordate. Sì, è vero. Cioè, sì, tutta quella roba che dici, che cazzo di quadro di insieme, con il senno di poi riesci a realizzare, riesci a capire che loro sono stati abilissimi, come dice anche Umberto, a prendere tutti quegli elementi e a riunirli tutti in un'unica visione artistica che ti lascia, che piace un casino agli occidentali, poi piacerà anche ai giapponesi, ma piace tantissimo agli occidentali. All'epoca poi i giochi erano fatti tutti per noi occidentali, non dico una bestialità. Tu pensi a Shinobi, è vero che il loro personaggio Shinobi era preso da Otto Rianzo, dalla serie televisiva, però chi è che combatteva nel quarto stage? Quello, l'uomo ragno. Okay, ok, vedo che c'è anche Godzilla. C'è anche Godzilla, giustissimo. Sì, c'è anche Godzilla. Fantastico, io ricordo più il primo Shinobi, diciamo. Quello Beh, il primo quello Shinobi. Della sala. Non ti ricordi nel secondo livello che combatti? C'è un uomo ragno che si muove. Sì. Sì, certo. Vero. Vabbè, ma come, forse tu lo sai, ma come andò in Giappone? In Giappone fu a livello di vendite, dici? Sì, sì, proprio successo come... Successo incredibile, sì, fu successo, okay. Un ottimo successo. È difficile trovare adesso dei resoconti, delle VG chart, dirla in termini tecnici, dell'epoca, perché all'epoca le soft company, non è come oggi, tenevano nascosti i risultati di vendita, così come tenevano nascosti i nomi dei programmatori. Cioè, nel primo ci sono i nomi, tutti i nickname, e anche in quelli successivi, perché si evitava lo scalping, cioè si evitava quello che viene anche definito lead hunting, cioè il fatto che se io leggo il nome dello sviluppatore e sono una concorrente, vado a prendere quello sviluppatore. Cioè, io vado lì da Taro Kudo e gli dico: Taro Kudo, tu hai fatto la musica di Castlevania 4. O potresti dirgli Caro Kudo, esatto. Kudo. Tu hai fatto la musica di Castlevania 4, io ti do il doppio di quello che ti dà con... Vieni a lavorare per me. Allora lui si metteva magari l'iniziale T, Urou, e quindi si perdeva. E allo stesso modo, stesso identico modo, la cosa che hai detto tu. Cioè, è impossibile sapere i dati di vendita, esattamente, se non tramite le parole degli sviluppatori che dissero, ci sono le prove, andò molto bene, ti devi fermare, non andò molto bene. Vuol dire che, non so se fu un gioco da una killer application per il Famicom, però secondo me sì, perché se hanno fatto poi il 2, poi hanno fatto il 3, poi l'hanno deciso anche di portare in Occidente, significa che aveva venduto bene. E paradosso del paradosso, mi fai pensare, sul Famicom... Disk System è nata un'altra saga che ad oggi fa addirittura pandan col nome Castlevania, che è Metroid. Ah beh, sì. I famosi Metroidvania di cui si parla tanto oggi. In Giappone vengono chiamati Akumeto, pensa, viene chiamato Akumeto, Aku da Akumajo, Meto, sì, sì, Metu, sì, sì. Metroidvania, quindi Akumeto. Sì. Quelli che non per dire sono nati giapponese. Ha voluto il caso che siano nati sulla stessa macchina, più o meno anche nello stesso periodo. Sì, è vero, sì. Ed è anche molto interessante, perché alcune dinamiche che si trovano nei Castlevania li vedremo successivamente nei Metroid, quindi sono contaminati allo stesso modo. È sempre molto difficile riuscire a risalire, ok?
perché l'errore più grave quando si parla di videogiochi giapponesi o si fa un'intervista ipotetica a uno sviluppatore giapponese, chiedergli a cosa si è ispirato. Non te lo dirà mai, non sapremo mai se Shinji Mikami ha visto The Dark e poi ha fatto Resident Evil, o se in effetti è nato tutto dalla sua testa. Bisogna supporre. Però un po' palese. Sì. Se glielo vai a chiedere non ha ricevuto. Ma lui può anche dire di no. Noi lo sappiamo. La prima cosa che è venuta in mente a tutti la prima volta che hanno visto Resident Evil, a parte la bellezza di Resident, perché la prima volta che ho visto sono rimasto letteralmente a bocca aperta da questi sfondi pre-renderizzati e quant'altro, è stato ripensare comunque ad Alone in the Dark immediatamente. Alone in the Dark, il capolavoro di Frederick Reiner, è inevitabile. Dove è craftiano a bestia, tra l'altro. Sì. E prima di continuare, tu, Davide, hai mai giocato il primo Castlevania? Ci ho giocato, ma in un, ovviamente molti, vabbè, molti emulato anni successivamente. Sì, molti anni dopo. Però io l'ho vissuto in modo molto diverso, insomma, questa saga. Molto diverso sicuramente da come l'avete vissuta voi. Insomma, io sinceramente il Castlevania che io ho veramente apprezzato, sia forse anche per un fatto che era più moderno, eccetera eccetera, era quello per Game Boy Advance, che era per esempio Harmony of Dissonance. L'ho apprezzato molto perché io all'inizio ho sempre pensato di Castlevania, ora mi picchierete, che era un tipo con la frusta, con l'arma che picchiava, prendeva i cuoricini e finito là. La bravura, secondo me, di modernizzare il gioco è stata proprio quella di mettere all'interno del gioco delle dinamiche di gioco molto più complesse, ma neanche tanto, insomma, cioè le abilità speciali. Non lo so, questo è nato con Symphony of the Night, diciamo, questa cosa qui, giusto, ma ci arriveremo. Insomma, la cosa anche se è partita, anche molto, se è partita un po' con Simon's Quest, anche volendo dirla tutta, non so se infatti Alessandro è d'accordo. No, ha ragione, però in effetti che è un Castlevania molto bello, Harmony of Dissonance, perché è il primo gioco in cui Igarashi, non l'abbiamo ancora menzionato, lo storico producer della serie, è capo per davvero. È anche il primo Castlevania in cui lui praticamente cambia la titolazione di Castlevania. Cambia nel senso che è il primo Castlevania che non si chiama più Akuma Jo Dracula, si chiama Castlevania, e poi il sottotitolo, che è appunto Harmony of Dissonance. In Giappone invece si chiama Yakuga no Kyoshukyou, che vorrebbe dire il concerto della notte bianca. E poi lì si aprirebbe anche il discorso sul fatto che tutti i titoli di Castlevania ricordano che cosa? Temi musicali. Un altro aspetto molto interessante: nelle titolazioni c'è sempre un accenno musicale. Symphony of the Night abbiamo la sinfonia, in Rondo Cinorinne abbiamo il Rondò, e qui abbiamo il concerto. È un Castlevania molto bello, che però effettivamente si vede, ha un po' il peso di Gekka, di Symphony of the Night. Cioè si vede un attimino che Iga non è mai uscito dalla dinamicità, anzi non dalla dinamicità, proprio dall'impostazione che aveva avuto con Symphony of the Night. Cioè, per esempio, il protagonista, Just, è molto simile ad Alucard. Penso di essere l'unico a aver notato che la dinamicità del gioco, castello invertito, è molto simile a Symphony of the Night. Quindi,
però secondo me è un bellissimo Castlevania da quel punto ma di come vista. No, ma guarda tutti quelli seguenti, io, soprattutto tra Advance e DS, io li ho trovati tutti quanti gradevoli, anche se li ho trovati comunque tutti quanti inferiori a Symphony of the Night, ma questo è il mio punto di vista, No, 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 ci sta. Da quale punto di vista sono inferiori? Non lo so, io... Cioè dal punto di vista della giocabilità, della trama... Non lo so, è una questione di fascino, cioè proprio... Però l'hai giocato Symphony of the Night, sì. Io l'ho provati tutti Castlevania, poi anche sollecitato da Umberto, insomma... Sì, era per PlayStation, mi pare. Sì. Sì, 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 però dico, hai preferito... Harmony of Dissonance, e... mi è piaciuto di più. Non lo so perché, mi è piaciuto di più. Cioè, graficamente era, forse era più carino. Era più carino quello per PlayStation, sicuramente. Aveva delle, delle... Ma anche no, cioè, nel senso che. Non lo so, non lo so. Poi dipende... sono un po' più avanzati quelli di S, sì, però non so. Sarà, sarà anche il personaggio, cioè, sì, quello. Sì, 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 quello sicuramente. Però per non parlare del, anche, del grande sì. Soma Cruz, che Soma ha un Cruz, nome fantastico, che fantastico, Soma. Fantastico. Giochi completamente in mano a Iga, è un momento molto difficile della sua carriera perché i risultati non erano più stati ottenuti, quindi lui tenta l'azzardo e tenta di portare Castlevania nel mondo anime. Se voi notate, sia Aria che Dawn hanno un'impostazione del tutto diversa rispetto agli altri Castlevania. Cioè, pensa solo come inizia Aria of Sorrow, con il tempio giapponese, la tizia con lo yukata, l'ambientazione giapponese, poi dopo sì, si va nell'eclisse, si va nel castello, però nel 2003, se non ricordo male, loro cercarono di cambiare completamente stile al gioco, perché anche se il gioco era per gli occidentali in un certo senso, volevano dargli un po' quel pizzico di tradizione tipica giapponese ed inserire degli elementi, tanto più che c'è un'intervista molto divertente del 2006, mi pare, a Iga, dove dice che praticamente quando stavano realizzando i primi bozzetti su Soma, che si chiama Soma Kurusu, esatto, sì, dopo l'hanno chiamato in occidente Soma Cruz, però si chiamava Soma Kurusu, nome giapponese, lo fecero vedere a un sacco di gente e dissero: ti sembra giapponese? E tutti dissero, a quelli che lo facevano vedere di Konami, no, non sembra giapponese, allora va bene, allora abbiamo azzeccato il personaggio, perché loro volevano uno studente giapponese che era andato a vivere all'estero, personaggio come avatar, e poi era tornato in Giappone, e poi lì avevano fatto quella specie di, sì, diciamo un po' magagna, dove avevano fatto finire la grande guerra tra Belmont e Dracula in un capitolo apocrifo, cioè in un capitolo che non si è mai giocato, con la famosa Dracula Wars, che nessuno ha mai giocato perché non esiste. Quindi loro arrivarono a un punto dove dissero: dobbiamo far ripartire la saga, e quindi dobbiamo in qualche modo far ripartire l'inizio con un nuovo personaggio. E se voi notate, quei personaggi sono molto anime. Alucard, Genki Arikado, l'Alucard diciamo fighetto degli anni 2000, quindi lo vedete in giacca e cravatta. Sì, hanno un po' cambiato queste cose. C'è anche proprio un anime come presentazione, almeno in Dawn of Sorrow sì. Sia di Dawn che di Aria, e c'è una cosa penso interessante da raccontare,
e cioè che praticamente il parallelo dei due titoli giapponesi, dei due capitoli con Soma, viene dalla contrapposizione, anzi dalla giusta posizione, per dirla correttamente, tra Luna Rossa, ovvero Tramonto, nella titolazione, quindi Akatsuki, e Sojetsu, Luna Blu, e che sono proprio paralleli nella lingua giapponese come Rosso Luna, Blu Luna. Quindi da un certo punto di vista si potrebbe dire che uno è il tramonto, cioè Aria è il Ba, e Dawn of Sorrow è il tramonto. Quindi era carina questa cosa, che hanno messo, ha voluto mantenere un'idea nuova per la titolazione, quindi ha messo il tramonto, l'alba, quindi ha voluto raccontare una storia un po' così. Vabbè, una roba un po'... A me ricordava un po' Pokémon, però... Il sole rosso e luna blu. Sì, è vero, è vero, è vero. Ma lo fece apposta, lo fece apposta, perché comunque queste cose nelle titolazioni vanno completamente perse, perché noi abbiamo Dawn of Sorrow, che non vuol dire niente. Aria of Sorrow di che? Dawn of Sorrow non vuol dire niente, mentre il primo sarebbe il crocefisso del sole blu e il minuetto del sole rosso, ecco, ultimamente. Quindi altra figata del titolo. Ma comunque dai, torniamocene un po' indietro, perché siamo andati avanti, no? Siamo andati tanto avanti. Tu forse, io non conosco la genesi di Simon's Quest. La genesi di Simon's Quest è una delle più... uno dei titoli più bistrattati e più trattati male della saga di Castlevania, perché la gente continua a dire che è un gioco indecifrabile. In realtà la storia è molto semplice. Konami realizza la maledizione del sigillo maledetto in un momento in cui stava andando tirava un casino Zelda. Anche lo stesso Zelda poi si ispirerà allo stesso Simon's Quest. Però il problema è molto semplice. Il gioco arriva lindo e pinto a un ufficio sussidiario americano che arbitrariamente lo ritraduce secondo il gusto così di quello che c'era al cinema. Ecco perché abbiamo le citazioni di Indiana Jones nera, ecco perché abbiamo livelli che personaggi che non fanno niente. Il codice fu completamente snaturato, tanto più che a distanza di anni esiste finalmente da parte di un gruppo di aficionati Redaction, esatto, un'edizione con la possibilità di giocare No Roi No Fujin, come mamma Konami l'ha fatta. Tra l'altro l'ho giocato un mese fa, è veramente gradevole, è giocato così è... addirittura il famoso What a Horrible Night to Have a Curse, per dirlo esatto, per dirla alla romena, no? Sì, sì. Panica, puoi skippare, basta che schiacci start, o addirittura, se non ricordo male, vanno più veloci i caratteri. Nella reduction comunque dura 2 o 3 secondi questa cosa, rispetto, esatto, dura 2-3 secondi rispetto ai 10 della versione. Ma è una cosa folle, hanno integrato la mea di un gioco semplicemente perché all'epoca c'erano quelle strane formule didascaliche, anche, non lo so, quelle robe che gli uffici sussidiari facevano il bello e il cattivo tempo dei giochi. Cioè gli arrivava un gioco che si chiamava Cronache di Miyu-In, la regina dei draghi, e loro lo chiamavano, cazzo ne so, Virtua Racing. Dici, no, ma che cazzo, non c'è Virtua Queen Racing, ma che cazzo c'entra? Posso dirti una cazzata, però, no? Io ho notato che Simon's Quest, mo al di là di... io l'ho giocato all'epoca, ma all'epoca non ero piccolo, non ero in grado di portarlo a termine, no? No, neanch'io. Però ricordo di essere andato abbastanza avanti. Io ho notato che si è calcata la mano su questa cosa da quando è uscito fondamentalmente il canale del Nerd, che ci fece la prima puntata ed esplose con un successo incredibile. Sì, sì, è vero, è vero. Lì gli hanno dato addosso un sacco, perché lui, cioè, lui a me sta simpaticissimo, però anche lui ci ha calcato la mano pesantemente, cioè, su questa cosa. Ma perché l'Angry Video lui spesso va a toccare i suoi ricordi, e quindi lui deve fare anche uno show, quindi ci mette la battuta, ci infila la... e comunque faceva cagare la versione cani, cioè era veramente
era veramente una cosa oscena, cioè i personaggi che ti parlavano della morte nera, ti dicevano guarda la stella della morte, guarda qua, cioè, ma, cioè tutti i personaggi in realtà dicono cose sensate, tutte le cose, se tu te le vai a cercare, visto che è una sorta di, potremmo definire Umberto un proto RPG, sì, molto basic, però tutto quello che parli con i personaggi non ti dicono cazzate, ti dicono guarda, per combattere il nemico devi trovare questo oggetto è in questa zona, vai in questa zona, la fialetta nei boschi di Veros, vai nei boschi di Veros, non è che ti dicono cose su Die Hard o Bruce Willis, cioè, e la cosa comica è che purtroppo arrivo a quella percezione lì e la gente continua a dire ma è un gioco che è fatto così a cazzo, perché è un gioco con degli spunti interessantissimi per quando uscì, veramente sì, veramente anche coraggioso, perché in ogni caso al di là della traduzione voglio dire forse non c'erano poi esempi precedenti di platform con assolutamente ma poi soprattutto questo gioco non ha praticamente la nomea che ha da noi in Giappone. In Giappone è un grandissimo Castlevania, realizzato dallo stesso team del primo, come anche il 3, quasi tutto, i membri sono quasi gli stessi, 25, ed è praticamente sempre di Terashima, di Mitsubara, sempre degli stessi nomi che si rincorrono. Quindi sono sempre loro che hanno realizzato anche questo Castlevania che io l'ho giocato nella versione normale, ci ho provato ma fa schifo. Nella versione Redux, quella che hai provato anche tu, ci ho goduto tantissimo, è bellissimo. Anch'io no, no, non più di un mese fa tra l'altro. Perché, quindi... Tra l'altro poi anche Zelda 2 si ispirerà palesemente al successo di Noroi no Fumino, proprio per quel motivo lì, perché è un hit seller. Castlevania. Mi sembra che Giampaolo abbia una passione per Simon's Quest, o sbaglio? Diciamo che Simon's Quest è stato uno dei titoli che ho giocato per primo. Allora, il primo approccio che ho avuto con Castlevania è stato ovviamente con NES. Mi ero innamorato della copertina, come prima si dicevano, delle copertine incredibili. Quindi sostanzialmente da piccolino per me il gioco era la copertina, quindi giocavo con quei personaggi là. E Simon Quest è stato forse addirittura prima ho giocato a Simon Quest che classico Castlevania, perché uscirono più o meno a distanza forse di un anno, insomma. E ovviamente non ero io che compravo i giochi, era mio padre, quindi sostanzialmente il primo che mi è arrivato è stato Simon Quest. Però devo dire la verità che era un po' difficile da giocare, secondo me, il primo Simon Quest. Era più facile il primo Castlevania. Ecco, se vogliamo parlare di difficoltà dei Castlevania, io ho trovato, almeno dai miei ricordi, insomma, Simon Quest un attimino più difficile da giocare. Ma lo è effettivamente. Poi non era tradotto, quindi tu, io non è che capissi, cioè dopo ho scoperto tutte le stronzate che dicevano nella versione che poi è arrivata da noi, che è la conversione di quella lì americana. Certo. Però io non capivo proprio niente di quello che mi dicevano, quindi è ancora peggio. Ha ragione, perché era per l'epoca, era dunque 1987 se non ricordo male, sì. Era difficile, perché comunque dovevi prima di tutto dovevi recuperare le 5 parti di Dracula, cuore, sì, l'occhio, l'osso, l'artiglio, sì. Esatto, e la zanna se non ricordo male, sì. Che erano sparpagliate per questa Transilvania ante litteram, diciamo così. Poi c'era la storia delle resurrezioni erano ancora una resurrezione atipica per la saga di Castlevania, ma perché poi tanto il ciclo di Eterna Rinascita sarebbe poi stato cambiato da lì a poco. Però era un gioco difficile come modulo proprio di gioco, nel senso che di sera, sì, di notte erano cazzi amari girare. Mi ricordo che i nemici toglievano di più, potevi essere. Ma poi non ti aspettavi quella tipologia di gioco, sì, dopo aver giocato il primo, cioè tu andavi lì convinto di andare avanti nei livelli, a un certo punto non sapevi più dove stavi, cioè questo è. E poi c'era soprattutto la cosa dei weapon che erano instabili e permanenti,
non erano più reperibili dalle candele, le sub-weapon per esempio, le dovevi andare a acquistare, quindi dovevi fare anche una sorta di micromanagement, di economia dei soldi che avevi. Non mi ricordo se erano soldi, sì, avevi i cuori. Per acquistare i cuori. I cuori, sì, la valuta di... e cambiava parecchio, insomma. Anche se... anche perché poi... era impossibile capire comunque, ad esempio, il fatto del cristallo rosso e di rimanere proni alla fine del livello. Sì, cioè, sì. Comunque era impossibile capirla quella cosa, almeno nella traduzione italiana. Non so se in quello lì giapponese ti davano degli hint al riguardo. Io no. No, te lo dicevano assolutamente. Poi comunque questo era un gioco anche che aveva il primo vero cronometro di gioco, cioè un cronometro che determinava a quale dei vari finali potevi accedere a seconda della tua prestazione e al completamento dell'avventura. Era un gioco diverso, un modulo di gioco completamente diverso che rendeva questo Castlevania molto particolare, insomma, insidioso, mi verrebbe da dire, perché era veramente, c'erano le città che le potevi andare a visitare, i personaggi ti dicevano cosa fare, dovremmo dire anche che erano delle secondarie. Possiamo anche sbilanciarci, però a volte c'erano dei momenti in cui un giocatore, io almeno mi ricordo, quando lo vidi giocare, ero molto piccolo, lo vidi sul NES, che lo vidi poi negli anni successivi, all'87, non mi sto a ricordare, forse era il 90, non mi ricordo, però praticamente non capì una mazza come si giocava. Non so. Ma tu l'hai rigiocato poi? L'hai rigiocato? Poi l'ho rigiocato, sì, dopo era molto più leggibile. Però sulle prime, quando lo vidi su un Nintendo di un amico alla classica festa di compleanno, quindi proprio stereotipo degli stereotipi, non capì assolutamente niente di cosa bisognava fare, ma neanche lui aveva capito, perché si muoveva a destra e a sinistra entrando dagli schermi e non capiva che la città non era il posto di gioco, dovevi andare a esplorare, quindi era proprio una roba del tutto diversa. No, io la cosa che riuscii a capire di sicuro, ricordo il fatto che dovessi usare il paletto, perché arrivavi in questa sfera, non sapevi che fare, a un certo punto non mi ricordo come capì che dovevi usare il paletto per prendere i pezzi di Dracula, e il fatto che potessi equipaggiarli, però ne presi all'epoca, tipo ne riuscì a prendere due, non più di due, ricordo ancora. Quindi... no, ma è un gioco ancora tosto, qui ha certe innovazioni che è coraggioso, a parte che arriva fuori con un sonoro che è veramente ottimo. Arriva fuori con un sonoro che è veramente ottimo, un improvement grafico, cioè una grafica nuova, eravamo arrivati dalla versione dell'MSX, tra virgolette, no? Quindi l'ultima versione di Castlevania giocabile era quella dell'MSX2, oltre a quelli del NES, però l'ultimo Castlevania in ordine cronologico era quello, e dopo arriva questo Dracula sigillo maledetto, e praticamente la figata è che c'era anche un certo tipo di aggiornamento grafico non piccolo, oltre che al sound, oltre che a queste cose. È un bel Castlevania. Sì. E diciamo, parliamo anche brevemente appunto della versione MSX2. Sì. Che ho trovato ancora più criptica di Simon's Quest. Come mai? Per certi versi. Sì. No, è diciamo il primo Castlevania Metroidvania. Prima in chat, diciamo, curata, perché? Perché il primo Castlevania che formula un nuovo modulo di gioco, diciamo, ha game design diverso. In che senso? La classica formula dei Castlevania era, come ha detto appunto Umberto, andare da destra a sinistra, classico scorrimento, entri in una zona 1.1, esci, vai nella zona 1.2. Questo Castlevania aveva l'ardire, quello per MSX2, di mettere degli elementi, se vogliamo dire,
Metroidvania, cioè dovevi recuperare delle chiavi e altri oggetti per uscire dagli stage. Quindi aveva una formula che, tra virgolette, poteva in un qualche modo definirsi una sorta di, anche se è stata sviluppata quasi in parallelo per la, con la versione Famicom Disk System, questa era una versione leggermente diversa, diciamo. Ma la scelta, secondo te, di trattare in questo modo, cioè di riprendere tutti gli asset grafici, no? E ricostruirli in questo modo, può dipendere dal fatto che uscisse per qualcosa che era più vicina a un computer e quindi semmai si pensava che potesse far più presa una tipologia del genere su degli utenti non console, tra virgolette? Ma io penso che praticamente Akumajo Dracula sia stato un primissimo esempio di multipiattaforma. Loro hanno cercato di metterlo su tutte le console che erano disponibili sul mercato, quindi hanno tentato anche con l'MSX2, che era un po' più ritroso come chip e, diciamo, e anche palette grafica e quant'altro, cromatismi erano diversi secondo me. Ha una pulizia grafica un po' più interessante la versione dell'MSX2 rispetto a quella del Famicom, però è comunque una bella versione. Questa è stata, appunto, come ho detto, completamente ridisegnata. Non a scrolling, cioè, tra l'altro. No, i livelli sono tutti organizzati e suddivisi in maniera diversa. Basano molto più sull'esplorazione, sulla ricerca, come ho detto, di chiavi, su oggetti per il potenziamento del personaggio. È carino come idea, perché è il primo Metroidvania in un qualche modo, prima che nascesse Metroidvania. C'è qualche altra cosa che vuoi dire nel periodo tra l'86 e l'88? O andiamo avanti? Ma possiamo andare avanti delle O. No, andiamo avanti, parliamo che... Ma noi possiamo anche dividerla in due questa occasione, semmai potremmo arrivare al pre-Symphony of the Night e semmai fare la prossima in cui parliamo di quelli lì successivi. Che ne dici? Per me non c'è nessun problema, ragazzi, sono vostro schiavo. No, vabbè, insomma, così possiamo possiamo addentrarci più nel particolare, sì. sui vari titoli, insomma, senza dover stare attenti al tempo ed evitando semmai... Abbiamo dato una bella retrospettiva adesso, se uno si vuole andare a cercare questi giochi, secondo me... Quelli per Famicom sono i primi tre Castlevania, c'è appunto la Castlevania Collection, dategli una possibilità se avete una PS4 o un PC, prendete la botta sicura, penso che Konami non le farà pagare chi lo sa. 80 euro, metterà un prezzo intelligente e potrete giocarvi tre capolavori indiscussi. Potremmo dire che su questi Castlevania c'è stata una generazione di sviluppatori. Cioè, questi Castlevania comunque li hanno giocati tutti gli sviluppatori dell'epoca. Se tu vai a cercare varie interviste di sviluppatori di saghe anche come, che ne so, Earthbound, Final Fantasy, Shining Fox, tutti hanno il curriculum. Ah sì, vero, ho giocato a Castlevania. Ah sì, ho giocato a Castlevania. Tutti. Lo stesso Iga iniziò a lavorare dentro Konami perché vide Castlevania. Cioè, fu proprio la racconta in una bellissima intervista, sempre su Kotaku, se non ricordo male, dove dice: quando andai dentro Konami, mi misero, lui lavorava sui Tokimeki Memorial, però l'avevano messo in uno studio che era molto vicino ai ragazzi di Castlevania, sempre un po' a sbirciare. Quando gli venne proposta su quale saga vuoi lavorare dopo Tokimeki Memorial, lui disse: voglio lavorare su Castlevania. Quindi proprio è la forma mentis, secondo me, per gli sviluppatori. Mezzo mondo però oggi si sviluppa pensando ai Castlevania. Vero, vero. Io quando vedo giochi come All Night, All Boy, quelli in pixel art, sono tutti giochi che vengono tutti da Castlevania. Cioè, quasi tutti, insomma. La formula è quella, insomma, non è che... Anche giochi come... Per dirne uno, God of War. Cioè, God of War, l'ha detto anche David Jeff, l'ha detto... Io, quando ho pensato di fare realizzare God of War, ho pensato a un Castlevania. Le fruste, non è un caso. Cioè, dopo, non la sapevo questa cosa, non l'avevo mai... Lo disse in occasione, ma non mi sto a ricordare dove lo disse, però lo fa la JDC del 2007-2008,
qua, 2010, bisogna credere. Vabbè. Durante la conferenza tipica della JDC, cosa disse? L'idea non era chiaramente di copiare Castlevania, quindi vampiri, Transylvania, però mi venne in mente perché fa la frusta, è sempre stata un'idea che mi ha accarezzato, perché vedi Castlevania, forse non è proprio quello per Famicom Disk System, però sicuramente sarà stato piccolo e avrà giocato e avrà sicuramente visto Castlevania, che poi andò, ricordiamo anche questo, lo stesso versione dell'86 andò a finire nell'arcade, cioè fu un tale successo, fu uno dei giochi che tra l'altro si beccò il Platinum del Nintendo. Penso che fosse un'onorificenza riservata ai giochi che recuperavano le 500.000 copie, che era una cifra enorme per l'epoca, enorme, e in più arrivò sull'arcade, perché poi potete giocare Haunted Castle, quello che ho menzionato prima, no? Quel personaggio grande così, oppure potete trovare il Akumajo Dracula dell'86, quindi proprio quello del NES, lo potete trovare anche arcade. E c'era la versione con più scelte di giochi, no? C'era quella scheda. Sì, esatto. Play Choice, come si chiama? Play Choice, bravissimo. Ecco, Play Choice. E poi passiamo a un titolo, dai, incredibile, perché io rimasi a bocca aperta la prima volta che lo vidi, che è Castlevania 3. Come si chiama in Giappone? Akumajo Densetsu. Akumajo Densetsu. Semplicemente Akumajo Densetsu. Yes. Akumajo Dracula, castello demoniaco Dracula, viene tolto e diventa Akumajo Densetsu, la leggenda del castello demoniaco. Comunque... gioco sempre dalle musiche incredibili, che però a differenza di Simon's Quest ritorna, diciamo, a una struttura classica a livelli. Yes, okay. Esatto. Però con i bivi e con altri personaggi giocabili in cui fa la, correggimi se sbaglio, la prima comparsa Alucard. Esatto, sì. Tra l'altro, se non sbaglio, la cartuccia monta un chip speciale per fare degli effetti grafici notevoli, ad esempio la rotazione degli sprite. Esatto, sì. È un gioco difficilissimo. Io non conosco molto Dracula 3, come Dracula, Castlevania 3, come sempre. Beh, puoi chiamare... Va detto che prima di Akumajo Densetsu, non abbiamo neanche, lo citiamo velocissimamente, c'era Dracula Densetsu, che era la leggenda di Dracula, che era uscito per Game Boy, sì. E prima ancora quello per l'arcade che ho menzionato prima. Però andiamo a focalizzarci sul Densetsu. Io quelli Game Boy non li ho praticamente mai giocati, ecco perché sono saltato. Molto carino, però anche lì si vede un po' le ristrettezze di una console. Ma non perdiamoci. Mi interessa molto Densetsu. Allora, hai detto tutto giusto adesso, nel senso che è il primo Castlevania con addirittura lo switch del personaggio. Mentre questa saga veniva trasportata sulle console portatili con Dracula Densetsu, adesso qua si fa un po' di casino perché i nomi sono molto simili, la Konami sorprese tutti con il nuovo capitolo per Famicom, tra l'altro è l'unica console che avesse visto il secondo capitolo, voglio ricordare anche questa cosa. Il mercato era completamente consolidato, quindi Konami andò su botta sicura, se non ricordo male il 22-12 dell'89 fece uscire il gioco, ho anche questa data qua. Beh, allora, prima di tutto, diciamo, la base fu che stravolsero un po' la storia. Tutti si aspettavano di usare di nuovo Simon, o Shimon, che avevamo accompagnato nel primo e nel secondo Castlevania, e qui invece collocano le vicende quasi 100 anni prima di quelle del titolo del Game Boy che avevamo giocato, che è quello che tu non hai purtroppo avuto la possibilità di provare. Non a caso questo gioco utilizza ancora il termine Densetsu, però questa volta non si tratta della leggenda di Dracula Densetsu, ma della leggenda del castello demoniaco, no? Che appunto è la titolazione, Akumajo Densetsu, quello che vi ho detto. C'è un nuovo eroe, chiaramente, che deve brandire la frusta contro le orde perfide del conte Dracula, che qui si chiama Ralph C. Perumondo, mentre invece nella versione americana lo chiameranno Trevor Belmont, non so per quale motivo.
comunque vabbè, sarebbe teoricamente, se non ricordo male, il nonno di Simon. Esatto, il nonno di Simon. Quindi nasce un po' questo mito, diciamo, di nuovo personaggio. Loro si giocano la carta del nuovo personaggio perché anche non volevano rimanere troppo su un eroe, volevano raccontare una specie di cronologia, avevano già in mente qualcosa. La grande svolta di questo Castlevania è dal punto di vista della giocabilità. La svolta è che dall'Adventure RPG del secondo capitolo si ritorna, come hai detto perfettamente, alla giocabilità classica del primo capitolo. Quindi c'è orientata solo sull'azione pura, il giocatore deve nuovamente raggiungere Dracula scalando i vari livelli, il suo castello maledetto, facendo i salti, frustate, sub-weapon e cose di questo tipo, però vennero introdotte delle interessantissime novità. La prima era quella che hai menzionato prima, mi pare, dei vivi, che era un'idea geniale. Cioè, dopo la successione di vari livelli, tu potevi scegliere quale livello ti si confaceva meglio, no? Potevi dire, invece che andare nelle fogne, vado nella galleria d'arte, faccio degli esempi completamente così a caso, randomici, e potevi gestirti la tua partita, potevi dire questa è una zona troppo difficile, vado in un'altra zona e via dicendo. E la seconda, tra l'altro, se non ricordo male, i livelli da affrontare aumentavano sensibilmente, da 12 diventavano 15, se non mi sto a ricordare male. Però c'era anche un sistema di password, sì, che poteva aiutarti, quindi scelta ancora più radicale, innovazione anche del fatto di dire se è troppo difficile ti do la password e lo ripotrai riprendere magari quando ti senti più un sistema di pronto. Lunghissime password, esatto. E poi la particolarità è che Ralph, che io continuerò a chiamare Ralph e non Trevor, vabbè, possiamo dire anche Trevor si sarebbe imbattuto in altri eroi che l'avrebbero aiutato, i tre famosissimi eroi, diciamo, come si può dire, iconici a dir poco, no? Ovvero Sylvia Vel'Nades, Alucard e Grant Dynasty, o Dynasty, come sarebbe la vera titolazione giapponese. Ok, allora, facilissimo da dire, Konami con questo trucchetto fece il colpaccio di genio, cioè adattò alla loro struttura chiusa dei Castlevania diverse tipologie di gioco. Se giocavi con Alucard dovevi giocare in un certo modo, se giocavi con Grant in un altro, con Sifa in un altro ancora, oppure usavi il classico Trevor se ti sentivi, diciamo, vincolato a utilizzare i personaggi storici e quindi ti piaceva usare il classico Belmondo. Il pirata e anche il figlio rinnegato di Dracula avevano degli attacchi particolarissimi e tra l'altro con Grant potevi scalare le mura, questo dava, potevi attaccarti a delle piattaforme. Beh, era molto interessante quella. Dava delle idee incredibili. Con Sifa potevi fare gli attacchi a distanza, quindi ti potevi gestire molto meglio gli spazi e decidere anche come attaccare, dove attaccare. Erano affascinanti eroi. E poi c'era un primo abbozzo di trama. Piano piano Konami iniziò a raccontare qualcosina di più del cerchio di Castlevania, lasciando perdere magari quell'idea dell'orrore gotico, meglio tenendolo presente, ma là c'era solo l'eroe buono contro il male. Adesso qua iniziano a giocare altri personaggi, iniziano ad esserci famiglie, iniziano ad esserci dinastie e piano piano Konami inizia a costruire quello che io definisco la mitologia di Castlevania. Sei Alessandro? Sì, no, io non so se devo andare avanti. Esatto. No, per un attimo. Non devo dire che è un piacere ascoltare Aku, perché davvero potrebbe fare un corso all'università su Castlevania.
ci potremmo, bravo. Potremmo organizzarlo uno sandwich. Mi presento con tanto di cosa, come si chiama, camicia con le frappe da Castelvania, che ce le ho, quelle cose lì. Ah, bene. Un po' sato, un po' dark, un po' gotico così, quindi... No, era un Castelvania bellissimo, perché sorprese tantissimo gli appassionati anche dal punto di vista tecnico, perché prima aveva, come hai detto, un chip proprietario custom, completamente nuovo, che era il VCR... no, il VRC... VRC6 all'interno della cartuccia, e aveva un aspetto grafico e visivo senza paragoni. Tra l'altro l'audio della versione giapponese era ancora più bello, se non sbaglio. Aveva un altro chip che la versione europea non aveva, o sbaglio? Esatto, sì, aveva delle digitalizzazioni di strumenti, che era un'idea incredibile. Lasciò praticamente tutti a bocca aperta, perché era una roba... Le versioni straniere non ebbero questa cosa, come giustamente hai detto, perché l'uso del chip di Konami era limitato solo ed esclusivamente al territorio giapponese. Quindi vabbè, insomma, vabbè, sono quelle cose. Ma perché mai? Vabbè. Ma perché c'era una roba di... pure no, di costi, come l'essi, di costi e... non so per quale motivo, di diritti riguardo al chip, una roba della serie che Konami non voleva. Tra l'altro, nella versione americana, questo mi ricordo perché ci feci una puntata con gli psicotronici, ricordo ancora, c'erano le tette censurate, la versione americana, non sbaglio. Sì. Ah, sì. Vedi. E vi dico una cosa che mi ha fatto molto piacere, e poi vi lascio dare i vostri giusti contributi. Di recente, e tutti i fan di Castlevania lo sanno, Igarashi sta realizzando il nuovo Metroidvania, no? Che è Bloodstained Ritual of the Night, speriamo, e fece uscire poco tempo fa una specie di spin-off che si chiamava Bloodstained, oddio non mi ricordo il nome, si chiamava... Ma qua su Kickstarter? Su Kickstarter tipo? Sì. Ecco, voilà, ma che fine ha fatto lì? Sempre stato... Allora, quello deve uscire, quello deve uscire, ma hanno fatto uscire un piccolo spin-off che si chiama Ritual of the Night Bloodstained. Comunque vabbè, è praticamente quando stavano realizzando il Kickstarter, c'era in un tier, quindi in un gradino del finanziamenti, c'era uno spin-off molto simile a Akumajo Densetsu, e questo gioco, cioè a Dracula 3, di quello di cui stiamo parlando, è uscito negli store, ma non mi sto a ricordare il nome incredibilmente, ma fa lo stesso, un lapsus così che ho in questo momento. Uscì, e devo consigliarlo perché è veramente tanto bello. Si chiama Bloodstained Ritual of the Night, è fatto tutto in stile Castlevania 3. Sì. Anche lì c'è lo switch dei personaggi ed è bellissimo, ragazzi. PlayStation 4. Sì, non mi ricordo il titolo, si chiama Ritual of the Ritual Night, Bloodstained Ritual of the Night. Ma dove, su Steam? Dov'è che c'è anche su Steam? Sì, c'è anche su Switch, da quel che vedo. C'è anche su Switch. È bellissimo. Usi praticamente i personaggi che useremo in Bloodstained Ritual of the Night, quindi Gabel, Miriam e gli altri personaggi, in uno stile però particolarmente gustoso, perché ricalca palesemente chip, ma anche suoni e quant'altro di Dracula 3. Cioè questi qua, adesso non mi ricordo, Inti Create, mi è venuto in mente, cioè hanno fatto un Castlevania che è bellissimo. Semplicemente perché abbiamo raggiunto nel Kickstarter di Bloodstained il gioco che deve uscire, quello grosso, hanno raggiunto il gradino con scritto spin-off in grafica 2D in stile Castlevania 3. Hanno raggiunto il gradino, ce l'hanno fatta ed è bellissimo. È bellissimo. Ma lo devo giocare, io penso, non sapevo. No, tra l'altro ha delle musiche meravigliose. Mi ha fatto incazzare il fatto che questi qui ti potevano fare tutto il gioco così, che sarebbe stato bellissimo. Invece hanno voluto fare quella grafica un po' così, in 3D finto, in 2D, 2.5D, che non è che sia il massimo. Che avrete visto, tra l'altro, qualche trailer del nuovo Castlevania. Cioè, del nuovo di Bloodstained, insomma. Sì, sembrava Charlie. A quanto ha chiuso? Sì,
chiuso con un botto di... Aspetta un attimo, ma è ancora attivo? Io vedo Pledge Now. Com'è possibile? Sì, puoi ancora mettere... Come mai? Io... Come si può fare sta cosa? Gianpaolo, perché non abbiamo fatto questa cosa? Non è accessibile a tutti. Ah, ok. E d'altronde sì, hanno fatto 5 milioni 500 mila dollari. Bravo. 5 milioni hanno fatto. 5 milioni e si spera che insomma il gioco prima o poi arrivi. Perché io, per esempio, sono stato ovviamente un finanziatore, mi sono esaltato tantissimo, ci ho sperato tantissimo. Adesso al lavoro c'è IntiCreate, WayForward, che sono stati richiamati, e la 500 Games. Quindi ha tre team Igarashi, quindi non puoi sbagliare. Iga, se mi senti, fai un gioco di merda, giuro che vengo sotto casa tua. Anche se abiti lontano a Kyoto, vengo a Kyoto a tirarti i piedi, cazzo. No, perché se fai un gioco di merda dopo anni e anni che l'hai tirato dentro e noi abbiamo portato pazienza, tutto quello che vuoi, e, cioè, se fai un gioco brutto, veramente, guarda. Deludi fan. Vabbè. Sì, veramente. No, speriamo che no, dai. Comunque era per collegarvi al discorso e dirvi... Ah, ragazzi, scusa, qua sta scritto Estimated Delivery marzo 2017. Sì. No, in realtà esce quest'estate. Esce quest'estate. Hanno fatto, non so perché. Hanno fatto un po' tardi. È un pochettino, sì. Ma è uscito perché io sono, essendo finanziatore su Discord, ho la pagina di Bloodstained dove mi danno tutte le informazioni in tempo reale. Quindi comunque hanno sempre curato la comunicazione, tutti i hanno... sono stati... bravi. Hanno spiegato perché ha fatto tardi, perché? Sì. Ha spiegato che praticamente il gioco non soddisfaceva nessuno. Io è il motivo migliore da dire quando fai tardi. Sì. Io ho giocato alla versione demo che mi hanno mandato come finanziatore di livello A, insomma, perché io ci ho lasciato un po' di soldini, ci ho voluto credere e ho finanziato. Mi hanno mandato la demo, l'ho anche messa sul mio canale di Gamer May Cry. Com'è? E a me è piaciuto, però avete capito che io sono di bocca buona quando le castagne, è bellissimo. Primo, oddio, c'era il boss finale che era una tettona che non era al massimo come stile estetico. No, no, non quanto fare... E che pledge hai fatto, dai, per curiosità? Qua vedo fino a 2000 2100. No, ho preso davvero folle, ho litigato anche con la mia ragazza. Vale, ho preso la volevo prendere il viaggio a Iga, viaggio Iga Adventure, che costava circa 7.000 euro. Andare là, farsi firmare la copia. Ringo of Iga, questo qui, no? Esatto. Però praticamente la mia banca mi ha detto che non le fa quelle transazioni lì monetarie, di quelle cifre lì. Che mi dovrei fidare a Western Union o a delle compagnie del genere, perché loro non lo fanno. Ah. Da lì mi sono un po' scaricato e poi soprattutto mi sono un attimo rinsavito, ho detto no, aspetta un secondo, cioè, vabbè, sarà bellissimo andare a mangiare, ti dà anche l'anello, ti dà l'anello d'argento con scritto Iga, cioè, figata è figata. Alla fine mi sono accontentato del box massimo dell'alchimista, The Alchemist Treasure, da 200-300 euro, insomma. Non ho speso quella cifra. Ti sei solo accontentato così. Vabbè, meglio che la banca così non abbia accettato, dai. No, te lo devo dire. No, che ho avuto il dubbio. No, perché no. Senti, perché con quei soldi lì lo vai a tampinare sotto casa, spendi meno. No, devo anche darli a te i soldi, ma il punto è questo. Ho detto, quando ti capitano, uno deve, quando ha queste occasioni, come quando sono stato in Giappone, a Hong Kong, ho viaggiato, e hai una cosa pazza e ti dicono entra, ci sono 9 ragazze che ti fanno il bagno, nude, giapponesi, Sopland, entra, e tu dici, ma scusa, quando cazzo mi capita di fare il bagno con 9 ragazze giapponesi, carine, che ti lavano tutto così, allora ci vai, cioè non è che... Va bene, per me Iga, e per me Iga è la stessa cosa, ho detto, quando è che ti capita di andare da Iga, di tornare in Giappone, avere tutto pagato, stare là, parlare con un tuo mito personale, che potrebbe essere per certe persone Vasco, per me Iga, andare là, fargli le domande più spontanee, perché dicono anche che sia un buon tempone, quindi non è che gli vai a chiedere come è stato lavorare da Konami, perché secondo me non te ne parlerà bene, però gli vai a chiedere le robe, gli dici, Iga, qual è stato il momento più bello mentre facevi Symphony of the Night, e lui ti dirà, mangiavo. Non so, cioè quelle cazzate tipiche dei giapponesi, no? Però c'è anche il translator, quindi c'è anche il tipo che traduceva,
e ho detto: quando ti capita, Aku, di fare una cosa così, e tirali fuori sti cazzo di soldi, che cazzo devi fare, la cripta di famiglia devi fare come Berlusconi, cioè, vabbè, grande, è una grande. Bella spesa, è una bella spesa, lo so anch'io, non sono Bruscolini, ci lavori degli anni per avere quella cifra lì. Però ho detto, dai, proviamoci. Poi dopo invece, vedila così, c'è andato... gente che li avrebbe pagati per liga. esatto. L'hai detto questa tu. Freddura. Aspetta, ci vuole il rumore. Però è vero, in effetti tu ci pensi, capita cosa del genere. No, bello, allora... interessante, interessante. Conoscete anche i matti, insomma, i matti sono anche quelli che agiscono. Ma poi i soldi spesi che ti rendono felice sono sempre ben spesi. Beh, sarei stato molto contento, avrei fatto una live, ci saremmo divertiti, sarebbe stato bello. Mannaggia queste banche italiane. Oh ragazzi, ma qui siamo quasi a 2 ore di registrazione. Ma con me è così purtroppo, io sono un macchinetta. Ottimo. Ottimo. Io vorrei, guarda, io sono dell'idea che spezzarla un po' la renderà più carina, anche perché siamo più carichi in ogni situazione. Alla grande. Però vorrei, prima semmai di fermarci, vorrei parlare di un titolo che a me sta molto a cuore, e che è Super Castlevania 4, o Castlevania 4, come si chiama in giapponese? Castlevania si chiama Jodraku. Questa è il grande, la grande rivelazione. Scherza. Come si chiama? Super. In realtà, Super Akumajo Dracula. No, si chiama Akumajo Dracula. Okay. Super è la classificazione, perché doveva uscire per Super Nintendo. Sì. Quindi tutto era Super. Vabbè, però anche Super Famicom si chiamava Super in Giappone. Quindi magari. Sì, però Akumajo Dracula in Lapplandia si chiama Akumajo Dracula. Ah, ok, perfetto, perfetto. Vabbè, che è una sorta di reboot del primo, anche se qui è arrivato come al 4. Okay. Sì. Perché a me fece scorrere litri di saliva sulle pagine di Console Mania, a dire la verità, ricordo ancora quando lo vidi la prima volta. Sì, beh, è un gioco, cos'è, targato, cos'è, 93, se non ricordo male, 92, 93? No. Forse 91? 92 forse. Beh, non è né una conversione né un remake. Appunto di una riproposizione in formato cartuccia, ovviamente, dell'intramontabile, dell'inconfondibile primo capitolo della serie. No, raga, avevo ragione io, 91. Sì. Ecco, vedi. E mi ricordo che ero piccolo proprio. Eri piccolo anche nel 92. Sì, lo so, però è diverso. Lì, a quell'età, ogni anno è importante, a differenza di ora. Sì. Beh, il 93, a parte che a livello proprio videoludico, è una... ma nel caso di Castlevania, lì era giunto, verrebbe da scomodare che terminologie desuete, l'excellence, cioè... È il mio capitolo in assoluto preferito, è il Castlevania che non cambierei per niente al mondo, è un capolavoro d'inizio alla fine, non so da che parte cominciare, cioè, è un gioco che è roccioso, ha un gameplay incredibile, ha una giocabilità stratosferica, poi tutto mi fa pensare che quello sia il grandissimo Castlevania che aveva la gente giusta, nel momento giusto, nell'epoca giusta, sulla serie giusta. Il gioco di Masahiro Ueno, questo sviluppatore, questo si sa, è i suoi, nota bene che Super Castlevania 4 è fatto da 10, ci metto anche il produttore perché sono un po' pignolo, però sarebbero 9 persone. Io l'ho sempre definito la tempora d'estate, perché ho sempre questa immagine un po' recessa nella memoria di quando lo giocavo in estate, e le prime partite che feci su Super Famicom, ed è un gioco incredibile, leggendario. Credo che la prima cosa che saltasse all'occhio, anzi proprio alla mano, fosse la qualità
del controllo che fa un passo avanti, beh, bestiale. Lì è una roba, sì, lì è una roba allucinante. Masahiro Ueno racconterà che praticamente l'idea venne a un giovane sviluppatore che era stato assunto da Konami e che l'avevano messo nel suo team, ed è praticamente ebbe l'idea di mettere appunto questa frusta, la frusta di, abbiamo detto, essendo un capitolo, una sorta di riproposizione, una sorta di remake, se vogliamo, del primo Castlevania, si chiama Simon Bell o Simon Belmondo. Ma alla fine, scusa se ti interrompo, alla fine è vera o no questa origine francese? È vera. È vera, vera. Sì, ok, è vera. Il Giappone viene chiamato Simon Berumondo, addirittura si parla in alcune guide di una origine franco-italiana, questo cacciatore di vampiri, quindi un'altra piccola chicca. Poi quando arriva in America, naturalmente, diciamolo brutalmente, ma il personaggio può chiamarsi Belmondo o roba, perché da gay, e quello era come ragionava, lo devi chiamare Simon Belmont e gli devi dare proprio il Simon Belmont, ma in realtà era Simon Belmont oppure Simon Berumont. Simone Belmont. Esatto. E perché comunque, tra l'altro, il creatore del primissimo Castlevania era anche un po' appassionato dei film di Jean-Pierre Belmont. Quindi pensa a te, proprio, gli piaceva anche la musicalità, diciamo, il nome, no? Del Belmondo, era un po' così. E questo Castlevania appunto arriva con questa innovazione pazzesca di questa frusta a 360 gradi che rende il gioco bellissimo e anche molto strategico. Non è un Castlevania difficilissimo, ma gli ultimi livelli sono veramente Dark Souls fatti a nascondere. Sì, però è anche molto lungo, non è difficilissimo. È anche un Castlevania molto lungo. Perché in questo Castlevania, a differenza degli altri, così, c'è un santo viaggio iniziatico di Simon Belmont. Lui parte l'ingresso di Mord, Dracula, addirittura la courtyard, il giardino, e solo nelle battute finali del gioco arriverà a fronteggiare Dracula entrando in una seconda mappa che è proprio... Sì, nel castello, diciamo, entra circa a metà gioco. Entra nel castello. Sì. Poi aveva quest'idea di... Torna di nuovo la possibilità di salvare i dati, che era un'opzione normalmente accessibile nei giochi del Super Famicom. Sì. C'è l'introduzione di un livello di difficoltà aggiuntivo, addirittura c'è la versione facilitata, quindi c'è la possibilità di giocare nella versione normale oppure la versione quella un po' più... perché era cambiato anche un po' il temperamento dei videogiocatori all'epoca, quindi Konami aveva capito che bisognava iniziare a mettere nei suoi giochi easy, bisognava cercare di favorire in tutti i modi i giocatori, a partire dal numero di vite, che addirittura cambiavano e diventavano 9, i cuori, che venivano portati addirittura a 30, insomma, si partiva ben corazzati. E il gioco è appunto considerato una specie di ristampa, però in realtà, come giustamente ha detto Umberto, non ha praticamente niente del primo Akumajo Dracula, perché prima di tutto l'idea di Masahiro Ueno era quella di lavorare su un personaggio che è due volte più grande del vecchio, come dimensioni proprio dello sprite. Perché viene fatto? Viene fatto perché nasce su Super Famicom, tutto deve essere super, tutto deve essere più grande, più grosso. L'utente finale, il consumatore, deve rendersi conto che Super Famicom è gigante, tutto quanto è più grande, quindi lavorano su Simon in una maniera magistrale, a mio avviso, perché addirittura lo sprite si vede l'armatura, i finimenti della corazza, si vedono i dettagli del cerchietto in testa, e poi c'è tutto un concorrere di elementi di questo Castlevania che lo rendono bellissimo. La copertina, che fu affidata a un veterano delle copertine, che era Tom Dubois, che era uno che lavorava con Konami. Anche lì c'è una bellissima intervista che racconta che lavorare con Konami era un incubo, praticamente. Però fece le più belle copertine dell'epoca, Sunset Riders e appunto Teenage Mutant Ninja Turtles, Hyperstone e appunto Castlevania.
La copertina invece giapponese è di un altro autore che sto cercando da una vita, infatti, altre opere. Però a me lo sai che la copertina della versione giapponese stranamente non piace tanto. No, ah, non ti piace? Non mi piace tanto. Per me è bellissima. Non lo so, lo trovo un po' goffa nel... Non lo so. Beh, ha quelle proporzioni strane che fa con la... Quella, si chiama Murakami, disegnatore, non ho mai trovato niente. Ho cercato la rete, si è tacciato forum, non si trova niente. Addirittura il suo nome non è neanche certo. Konami non diceva mai con chi lavorava. Così. E quando ho comprato le varie collection di Castlevania, non c'è praticamente il nome su quelle copertine più vecchie. Lì bisogna avere la fortuna, come abbiamo avuto con Tom Dubois, di copertinisti che dopo anni dicono... È diventato una moda questa cosa dei videogiochi. Ho orgoglio a dire che ho lavorato per Konami, che ho lavorato per la Taito, che ho lavorato per Sega e via dicendo. Quindi te lo devo dire l'autore. E però comunque, ritornando a Castlevania, Castlevania alla fine è bellissimo. Il mostro finale era Dracula. Lo frusti, grafica. Lo frusti per un'ora, gli lanci quello che tutto quello che gli puoi lanciare. Alla fine muore. Sì. Perché si è rotta una finestra ed entra la luce. Non c'è niente da ridere. Non c'è proprio niente da ridere. Non ricordo. E non poteva rompere direttamente la finestra. Beh, è un vampiro. No, non si può. Che gioco bello, sì. No, ma che gioco, però che è gioco meraviglioso. È un gioco immenso. Tu l'hai giocato Castlevania 4, Gianpaolo? Ma ho un ricordo super vago, cioè, deve rigiocarmi questo qua, purtroppo. No, perché Super Castlevania 4, tra l'altro, è uno dei giochi che non invecchia mai, nel senso che tu lo prendi in mano e... Ma poi aveva delle idee che erano incredibili, Io mi ricorderò sempre finché campo, la roccia Teschio dell'inizio, dove si tira giù il ponte levatoio, aveva quei piccoli, c'è una roccia praticamente, per chi non l'ha giocato, sul fondale, sul parallasse dietro, fatta a teschio. Non ha praticamente valenza, se non il fatto che... Ma tutto il gioco è pieno di roba fichissima, perché tra le varie idee che questo Castlevania aveva, aveva il famoso, come si chiamava, il chip che dava le rotazioni. Vabbè, il mod 6, il mod 7, adesso per... 7. Sì. Che era una cosa incredibile e veniva sfruttato anche molto bene in Castlevania 4, anche come gameplay, al di là dell'effetto grafico che era notevole per l'epoca. Sì. Ad esempio quando rimani appeso con la frusta e lo schermo deve ruotare, ad esempio quella... sì esatto, c'erano delle cose che aveva dei livelli veramente elevati, anche perché era una bellezza da vedere senza... C'erano dei livelli che erano delle cose, a parte le musiche sono delle nenie bellissime, delle composizioni orchestrali, come ho accennato prima, del jazz fusion che partiva via, schizzava, non si sapeva dove andava, partivano dei pezzi. Pensare che l'abbiano sviluppato due talentuosi, per carità, perché lavoreranno poi, faranno anche le musiche di Huxley, sia Taro Kudo che Masanori Adachi. Mi colpì molto un'intervista che lessi di Masahiro Mitch Ueno, perché questo era il nome con cui si firma in tanti giochi, quindi se trovate Mitch c'è spesso di mezzo lui, e dove disse che praticamente lui accettò un po' di tempo fa, mi pare un paio di anni fa, un'intervista a una rivista francese di retro gaming, e lui non credeva fosse così leggendario il gioco. Cioè, lui credeva, ma io ho fatto questo gioco, sì, ma non credevo fosse così leggendario nei giocatori. Adesso lui lavora in un'azienda che
fa praticamente giochi per cellulari per ragazze. Però ancora oggi gli capita di parlare con qualcuno, magari dice: io ho fatto anche Super Castlevania 4, maestro! Okay. In realtà è un gioco che è una leggenda per i fan di Castlevania, ma anche per molti altri giocatori. È veramente un gioco che è tutto da scoprire. Tutto da scoprire. Questo lo potete, è disponibile anche per chi lo volesse prendere per vie legali, diciamo, dato che l'originale per Super Famicom costa, e anche per Super Nintendo costa un pochettino, è stato riproposto anche su SNES sì. Mini, per chi lo volesse giocare, insomma. Ma tu ad esempio, a parte fare un podcast solo su questo Castlevania, quindi proprio ce ne sarebbe migliaia di cose da dire, gli sviluppatori, chi l'ha fatto, tu... Ma il livello che ti ha più colpito qual è stato? Il livello che ha più colpito me? Te l'ho detto sì, prima, quello lì io sono rimasto basito in quello lì in cui che è il quinto se non sbaglio, in cui rimani appeso e lo schermo deve ruotare fin tanto che... Ah, chiedo venia. No vabbè, non ho detto che era quello che mi aveva colpito di più, però è quello che ricordo con... Quello con le punte? Sì, quello con le punte, sì. Tantissimo. E anche quello lì in cui sei, in cui lo schermo ruota. Sì. Però sono anche quelli lì che mi hanno impressionato di più. Cioè, diciamo, anche da un punto di vista. Comunque, il gioco lo preferisco dal castello in poi, in ogni caso. Sì, ho capito. Questo Castlevania, come tutta la saga, ebbe anche questo la sua bella castrazione, perché... la versione PAL NTSC USA fu censurata, vennero censurate delle piccole cose. Pure le tette, anche qui, tette anche tette qui. Dalle statue, e soprattutto all'inizio del gioco, nella titolazione originale, venne cancellata la scritta Dracula sulla lapide, quando parte praticamente la intro del gioco, e venne tolta la piccola croce di marmo sopra la tomba di Dracula, perché dava fastidio. Beh, le croci le toglievano, sì. Soprattutto la Nintendo aveva questa... Sì, poi politica. Castlevania ebbe anche il momento in cui venne rifatto lo sprite della croce per farlo somigliare a un boomerang, perché dava fastidio la croce. Però in realtà per i giapponesi non è una mancanza di rispetto, ma è praticamente la religione cristiana per loro non può essere benissimo come altre cose, soggetta alla parodia, allo scherno, alla mitizzazione in questo caso, ma non c'è bisogno di fasciarsi la testa e di Dio ha messo una croce. No, però c'è da dire che la Nintendo in quegli anni era particolare, aveva la Nintendo of America, sì. Naturalmente, in cui poi ne risentivamo anche noi in Europa. Sì, non abbiamo accennato al fatto che Nintendo of America andò in corso una grana legale incredibile, perché sulla copertina di Nintendo Power, quando uscì Simon's Quest, praticamente andarono a prendere un attore, lo vestirono da Simon's, diciamo che sembrava più un gladiatore, e poi gli misero in mano la testa di Dracula. Sì, sì. Copertina sì. Che me la ricordo, fece scalpore. Incazzare le associazioni, diciamo, familiari e non. Incredibili, perché anche Castlevania 4, da lì Castlevania venne preso di mira anche da diverse associazioni che dicevano che esaltava troppo la violenza e parodizzava troppo gli strumenti cristiani. Allora Simon usava l'acqua benedetta, il cacciatore dei vampiri usava usare l'acqua del cesso, mi direbbe, vabbè comunque. Vabbè, che siamo lì comunque. Lasciamo stare. Oddio! Questa te la frusto io proprio. È sacrilego. Però in effetti è andata così, nel senso che alla fine da lì venne un po' preso di mira. Questo Castlevania però, per fortuna, a parte quelle piccole censure insignificanti, non è stato manomesso più di tanto. No, vabbè, ci sono giochi che hanno avuto di io peggio. Questo Castlevania mi ricordo la galleria dei te la ricordi quando sì. C'era i quadri che si animavano, sì, c'era sì, la vecchia sì. Che usciva la mano, era una roba allucinante. La vecchia. No, ma poi diciamo anche l'utilizzo della frusta portato ai massimi livelli che poi sarà perso nel sequel. Cioè questa è la cosa più allucinante. Cioè tutte queste cose di belle di Super Castlevania 4 vengono totalmente cassate in Rondo of Blood. Che poi paradossalmente, se tu vuoi fare anche un paragone, l'Accumaggio Dracula successivo,
quello che appunto hai detto, Round of Blood, ma per Super NES, è inferiore a Super Castlevania 4. Ma siamo assolutamente, ma anche quello per PC Engine è inferiore a Super Castlevania 4. Comunque, cioè, lì fu strana la cosa, perché comunque quello uscì Cinorin, che era bellissimo per PC Engine, poi però vollero fare la versione per Super Famicom, e a conti fatti, anche se comunque è un bel Castlevania, anche quello per Super Famicom, è inferiore a quello uscito nel 93, che era appunto Super Castlevania. E lì fu un po' una roba strana di Konami. Sono quelle... Sì, vabbè, è un mezzo, secondo me è un mezzo passo indietro, cioè avrebbero potuto prendere gli elementi di Super Castlevania 4 e portarli avanti, invece sono voluti tornare a una forma classicissima, e anche il level design comunque non è ai livelli di Super Castlevania 4, anche se sono molto giocabili, sia Rondo of Blood che Dracula X, Cinorin, come lo chiami quello lì? Lo chiama? Sì. Sia quello per PC Engine che quello per SNES, sono molto giocabili. Ma un altro gioco ancora, che era quello che uscì per Sharp X68000, non so se te lo ricordi, quello sì, che poi la PlayStation portò fuori con Castlevania Chronicles. Sì, me lo ricordo. Lo ricordo, però non l'ho giocato, mi ricordo perché l'ho visto, era GameSat o qualcosa del genere. Io direi che per stasera ci fermiamo, sì, e ripartiamo nei prossimi giorni da dove ci siamo fermati e andremo avanti. Semmai ripartendo da Super Castlevania 4, senza arrivare direttamente ai successivi. Anche perché io sto cominciando a cedere, perché in questo momento, per chi naturalmente ci ascolterà in differita, sono l'una di notte, quindi e mi sa che alla fine non possiamo arrivare, perché sani dici, no, io quando parlo di Castlevania per me è lì, mi viene rattrappita, cioè proprio no, per ne... me io andrei avanti. Sì, sì. Se foste presenti in certe discussioni che facciamo tra amici nerd a livello proprio dello stadio terminale della serie, che a mezzanotte ti mandano un messaggio di ho capito di chi è il figlio Soleiu, magari la mia ragazza legge il coso e dice ma ti hanno scritto i tuoi amici sfigati, ah ti hanno scritto, scusa, ma chi è Soleiu? No, niente, no. Ho capito, perché sì. Sapete che ci sono dentro anche di mezzo romanzi, siti drama giapponesi, per parlare della storia in maniera, diciamo, in maniera complessiva, si va veramente a toccare. Ci ho fatto pure un cartone Netflix. Vabbè, quello fa parte del futuro, di quello ne parleremo. Anche perché non ho voglia, non c'ho voglia di andare a dormire con qualcosa sullo storico. Perché. Perché bene, insomma, io, per me è pollice in giù, anche per me, decisamente. Poi ne parleremo. Ne parleremo. Calma, sì. Magari ne accenderemo anche in separata sede, volendo. Perché no? Certo. Ragazzi, grazie ad Alessandro di essere stato con noi. Quindi ci rivediamo la prossima volta e continuiamo a disquisire amabilmente di questa bellissima saga. Grazie a voi. Salutiamo prima Giampaolo e Davide, va? Ciao a tutti. Ci siete ancora? O vi siete? Sì. Caro saluto. Buonanotte a tutti. Buonanotte. E chiudete le finestre.